Ciao. Tutto ok? Tutto ok. Nervosa? Ma perché si dice che sei un po' matta? Perché quando sei un po' diverso, ho sempre il dito puntato. Sei un po' matta? Sono un po' matta, sì. La cosa più matta che hai fatto nella vita? Tutte le volte che mi innamoro faccio qualcosa di matto. E per amore? Non te la venga a dire a te. Sei stata Rosy Abate, una mafiosa. Sì. Sei stata anche Lucia Borsellino. Sì. Per un attore è meglio fare i buoni o i cattivi? I cattivi spesso sono più allettanti. Figlio. Mm-hmm. Anni? 13. Dà problemi? Figli piccoli, problemi piccoli, figli grandi, problemi grandi. Si fa già le canne? No. È su Facebook? Assolutamente no. Gli hai vietato tu? Sì. Vorrebbe esserci? Non è così smanioso. La cosa che gli hai vietato? Quella con le basi gli devi dare, perché sennò diventa l'inferno. Però non sono una di quelle madri troppo cagazzi né gli sto troppo col fiato sul collo. Stiamo crescendo insieme. La cosa che l'ha incitato a fare? Cercare di non farsi coinvolgere troppo dalla massa. Il padre è un velista? Sì. Sai andare a vela? Assolutamente sì. Ma non state più insieme? No. Però fai il padre? Adesso sta ricominciando. Certo, uno che fa il velista sempre presente non è. Mancato tanto, sì. Contenta che il pubblico sia rimasto in qualche modo fedele a questo personaggio, pur essendo passato un po' di tempo tra la prima serie e la seconda. Sento di aver avuto un arco molto variegato come personaggio, per cui diventa complicato poi andare a cercare altre cose da tirare fuori da raccontare. È un'idea quella di voler cambiare vita o è, cioè, proprio lo vuoi fare veramente? Sento che inizia ad essere qualcosa di un pochino più concreto di un'idea, no? Si pensa tante volte a tante cose e poi appunto gli anni passano e vuoi concretizzarne alcune, per cui per adesso è un'idea che però vorrei avvicinare alla mia concretezza, quindi. Ma tipo, cioè, c'è proprio un altro mestiere? Ah, un altro mestiere? Altro, sì. Cioè, lasci la recitazione? No, lascio la recitazione, questo adesso però vorrei ragionare su cosa mi va veramente di fare, perché non sono sicura di voler arrivare alla fine facendo questo lavoro, ecco, questo sì.